15 minuti al termine la vittoria della Coppa Italia da parte della Iomi Salerno in finale contro Sassari ha aperto il 2013 dell'handball femminile. Il prossimo weekend coinciderà invece con la ripresa del campionato di Serie A1, dove la regular season riparte dall'ottava giornata. Il calendario propone subito alla Pala Palumbo il remake della finale di Coppa Italia di domenica scorsa. Le padroni di casa della Iomi Salerno infatti ricevono Sassari capolista con 21 punti, 3 in più della formazione campana che cercherà di ribaltare il 32-29 dell'andata, quando le ragazze del mister Carlo Baroffio staccarono proprio Salerno in classifica. Sfida dunque che si preannuncia combattutissima e che muterà gli equilibri in vetta alla classifica della 1. A dirigerla i signori Chiarello Pagaria, il fischio d'apertura alle 18:30. Alle ore 17 con la direzione della coppia Boscia e Pietraforte si aprirà un altro match importante per la classifica della regular season. Lombardi Ecologia Conversano da una parte, a Limestrino dall'altra. Le due neopromosse semifinaliste in Coppa Italia si sfidano dunque alla Pala San Giacomo. Lo scarto tra le due compagini in classifica è minimo. Le pugliesi a 11 punti contro i 9 di Losco e compagni. In palio c'è la terza piazza che garantisce lo scontro diretto in casa contro la quarta classificata nella seconda fase del campionato. Un solo punto divide infine le protagoniste della terza partita di giornata, quella tra Artro Globo Teramo e Nuoro, in scena al Pala San Nicolò. Le abruzzesi hanno un punto all'attivo, mentre le sarde, allenate da Pistotnik, non hanno ancora ottenuto punti in questo campionato. Quelli di domani saranno 60 minuti importanti dunque per smuovere la classifica di una delle due formazioni. Il via della contesa alle ore 18:30, arbitrano l'incontro i signori Longobardi e Longobardi.